Alessio ha talmente tanta esperienza di questo gioco che se tu gli chiedi che data è segnata sul calendario di confine, di lobby di confine, lui ti sa dire il giorno preciso. Cioè lui conosce è il 14 aprile, sa, perché è uguale in tutto il calendario. Hai visto? Lo sai anche te. Così dimostriamo che anche il nostro play by play conosce a memoria questo gioco. Questo è grazie a Raff del Rainbow Six Siege Community, che mi ha addirittato lui di questo tips qualche mese fa in uno di tanti leak appunto all'interno di Rainbow Six. Addirittura qua vediamo i ragazzi dei Makers che stavano difendendo in modo molto diverso. C'è questo bug che è molto divertente. Con Sloppy che sembra che stia pattinando. Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito Muta. Finalmente è ricominciato il PG National, il campionato italiano di Rainbow Six su PC, e di conseguenza ricomincia la top 5 commentata del solito Muta. Vi ricordo al volo come funziona. Le clip le scelgo io, sono quelle che piacciono a me, una cosa super personale. Sono quelle dove riesco a mostrarvi qualcosa di davvero interessante. Direi di partire subito, perché poi ci vediamo alla fine del video che ho qualche novità per voi. Frogger come Ash, che poteva dare molto fastidio nel caso, come si è visto precedentemente, come visto si va a pareggiare sì, ma si va a perdere comunque anche dall'altra parte un roamer. Fine importantissima, miracolosa su Strupulil, 1 contro 2, mamma mia Sasha, che kill pazzesca. LG costretto al clash, 29 secondi al defuser in mano, può quasi cercare il plant, forse se l'ha accorto Wanted che cerca in questo momento il push all'interno di corridoio principale. LG 1 contro 2, plant online, deve cercare di coprire la zona di scale main, prende Kaid 1 contro 1, Fede Post! Sasha che crolla nelle mani degli LG, primo clutch pazzesco per il ragazzo di Leplade, 4 pari e Leplade dimostrano essere ancora in partita. Iniziamo alla grandissima con questo clutch di LG alla sua primissima esperienza nel PG National. Apre le danze con la kill su Atroci, posizionato alle spalle della struttura centrale in sala blu. Dopodiché, circa un minuto e mezzo dopo, si trova in una situazione di svantaggio, 2 contro 1, però in possesso delle fuser e all'interno del site di Arsenale. A quel punto Sasha conosce la sua posizione, ma Wanted probabilmente non lo sente plantare e decide di non affrontarlo su. Scelta che sicuramente non lo premia, in particolare quando poi prova la pick senza andare in prefire. LG chiude la kill prima su di lui e poi la tripla su Sasha. Attacchi soltanto con Termite, sono proprio colpito di vedere. Soprattutto perché hai deciso di prendere Montagna invece che Thatcher. L'idea è ottima, l'idea dici ok, voglio provare a prendere il site di camera da letto e palestra insieme a Montagna. Togli la possibilità nel caso di provare ad attaccare da Yakuza. Attenzione perché Gemini qua subito ci abbandona, Mephisto, poi subito su Osho riesce a prendere un'altra kill da parte dei Samsung Morningstar, ci quasi riesce a salvare Iena, il suo compagno, infatti Mephisto subito a cercare di arma forte proprio al suo alleato, riesce infatti Iena a arrestare proprio Gemini, quindi di nuovo ritornano in vantaggio Samsung Morningstar, 5 contro 4, attenzione a Nate, però in questo momento si può preparare Mountain che viene salvato dallo scudo, che fortuna qui Mephisto, riesce infatti in questo momento a togliersi la Q di Legion senza problemi, occhio perché in questo momento adesso c'è Alibi che è praticamente in mano a Mephisto che dà la gol agli avversari e potrebbe essere la prossima preda proprio da parte di Samsung. Tutto perché in questo momento dai la possibilità a Mephisto di dare fastidio all'avversario andandola a distruggere in questo modo, e soprattutto sono in costruzioni, questo vuol dire che potranno prendere camera da letto in pochissimo tempo. E qui un'altra scudata da parte di Monte che mette a terra, poi conferma anche Nemesis, visto che vuole andarsi a prendere anche Legion che potrebbe essere il suo prossimo, la sua prossima preda, ma non ci abbandona. Nella top 5 di oggi vedrete spesso i Samsung Morningstars perché hanno dato spettacolo in queste prime due giornate. La tripla di Mephisto è al quarto posto soprattutto per questo spot, che magari non gli regala una kill in questo determinato round ma lo fa appena nel successivo. Si tratta comunque di una tattica ben studiata dai Samsung Morningstars, perché sempre rimanendo in quella posizione riesce a proteggere l'attacco dei compagni.
compagni, quindi di Iena e Gemini, aggredendo alle spalle Vigil, che tra l'altro aveva messo proprio in ferimento Nomad qualche istante prima, e permettendo quindi a Iena di rialzare il compagno. Dopodiché inizia a giocare in maniera super aggressiva, entra in stanza telecamere, ma innesca una Gumine di Lysion. Ma fortunatamente, mentre prova a togliersela, lo scudo lo protegge dal mezzo caricatore di Nate alle spalle. Chiuso in un angolo da alibi con una velocità disarmante, riesce prima a metterla in ferimento e poi a chiudere la kill in Hipfire. Successivamente si sposta in camera da letto e in un momento di confusione riesce a prendere a scudate anche Nemesis. Poi forse si sente un po' troppo confident e va a prendersi anche Chinook sulle scale senza però ottenere la kill, ma GG per il tentativo. Sono chiamati in questo momento alla rottura evidentemente di tutti i Kaid di Wanted. Ora Ribana che può andare al breach, ma intanto c'è un altro problema enorme che si chiama Atroci, che ha chiuso la tripla. È tornato l'Atroci che tutti noi conosciamo. Poi Rubeb va a dare una mano al suo compagno. Smile rischia quasi di prendere anche la seconda kill, ma è arrivata la quadrupla da parte di Atroci. Atroci è tornato all'essere l'Atroce Atroci che conoscevamo. Non ho capito chi è che è? Atroce. L'Atroce Atroci, come ci suggerisce il nostro Just Ryuk, ci ha abituato a giocate di un certo spessore. È vero che in questa situazione i CGG gli lasciano un po' il fianco, permettendogli il drop dalla botola di sala stampa, e che dopo aver subito qualche colpo da Vodcat posizionato su scale a chiocciola, Rubeb corra in suo aiuto. Dopo aver chiuso però le prime tre kill, rimane in una sorta di uno contro uno con Ibana, che alla fine comunque soccombe ai colpi del player degli IGP. Sbagliato il timing del push. Attenzione, Iena prende la sua prima kill, forse su Nate che cercava la frag all'interno di costruzioni. E un 4 contro 3 questa volta per gli NLE, che sono attualmente per la prima volta in vantaggio in questi primi 4 round del match. Iena doppia kill per lui, 2 contro 3, frittata completamente ribaltata. Soprattutto bravissimi i Samsung Morningstar a prendere i pick millimetrici, capiscono dove sono gli avversari e vanno a colpirli senza pietà. Ottima anche l'azione, perché in questo momento ti ritrovi con un netto vantaggio grazie anche al fatto che sei riuscito a coprire le zone giuste nel momento giusto, andando a uccidere qualsiasi avversario di fronte a te. Quadrupla di Iena, signori, si è svegliato anche lui, il nostro Michele del quartiere. Quadrupla di Iena, quadrupla che regala il round ai Samsung Morningstar. Questo round non inizia nel migliore dei modi, perché i Samsung Morningstar si trovano da subito in svantaggio di due uomini, ma Iena col timing giusto scende attraverso la botola di ufficio e riesce a prendere la sprovvista e attraverso il muro di costruzioni. Poco dopo arriva anche la seconda kill, che purtroppo non vediamo, su Jäger, che entra dalla porta di uffici ma non riesce a togliere nemmeno un HP all'operatore canadese. A quel punto Iena diventa ancora più aggressivo, entra in camera da letto e poi in bagno, dove trova Mute nascosto all'interno della doccia e lo distrugge a colpi di grimaldello. Appena qualche istante dopo si sente la detonazione dell'air jab di Nomad, dunque Iena conosce la posizione dell'ultimo player rimasto in vita per YNLE, decide di aspettare il momento giusto, lo prende alle spalle e chiude così questa quadrupla. In questo caso bisogna stare attenti in questo momento, perché sì, è ottima la tattica, però se un team capisce la tua idea di come attaccare, poi diventa inutile. Ma Noir, questa è una bellissima kill da parte di Noir, perché si aspettava già quella kill! Noir! No! Noir, che frag qui, tutto di riflesso, poi prende anche la tripla! Noir, incredibile! Fermate questo ragazzo che sta veramente combinando fuoco e fiamme nelle file di Anthony Sleason. Noir vuole perdersi anche la quadrupla kill. Ci riesce! No! Cosa ha fatto? Damiano! Fermati! Mamma mia! Prima che sia troppo tardi! Mamma, butta la pasta, perché qui c'è Noir. Qui Noir fa una vera e propria magia, perché la prima kill è su Nemesis, che è sicuramente una posizione di vantaggio, ma non riesce a piazzare il suo headshot e viene ovviamente punito dal player che tra l'altro si era appena droppato dal garage. Dopodiché sembra di vivere un déjà vu, perché Noir va in predict seguendo semplicemente le scie dei colpi sparati da Osho. A quel punto diventa più aggressivo, entra verso stanza attrezzi e con una gun nel piede riesce comunque ad ammazzare anche Lysion. No, rimane solo Brodello chiuso in galleria di fuoco e con pochissimi HP, ma per Noir è una questione di principio. Vuole quella quadrupla e se la va a prendere piazzando un semplice colpo sul corpo dell'avversario.
Direi che abbiamo iniziato alla grande con queste due prime giornate del PG National. È stato davvero difficile scegliere tra le azioni migliori che avevo clippato, ma prima vi ho parlato di una novità. Alla fine di ogni video voglio mostrarvi un po' l'andamento delle varie squadre nelle singole giornate e la classifica finale aggiornata ovviamente di volta in volta, e voglio darvi qualche mio parere a riguardo. Ovviamente ritorniamo sul sono pareri personali, come l'ho letta io, ecco. Voglio partire dalla questione Goskilla, new entry di questo split del PG National, che portano a casa 4 punti in 2 giornate e sono riuscite ad imporsi contro i Notorious Legion, tra l'altro, che sono i vice campioni della scorsa season, che fa stranissimo vedere a 0 punti in questo momento. Sono certo ingraneranno, hanno dimostrato di poterlo fare, di conseguenza aspettiamo le prossime giornate prima di sbilanciarci. Ciò che invece non fa assolutamente strano vedere è sicuramente la posizione dei Samsung Morningstars e dei Makers a pieni punti in cima alla classifica, e sono di sicuro due dei team che si affronteranno per la conquista del titolo questa season. Nota di merito per gli Outplay e del team di Bommax e compagni, che si ha conquistato un solo punto ma l'ha fatto contro gli IGP, un team con sicuramente più esperienza nell'ambito del competitive su PC, e poi ha dovuto ovviamente cedere il passo ai Samsung Morningstars, che hanno dimostrato una preparazione immensa. Io nel frattempo vi aspetto ogni martedì e mercoledì sul canale ufficiale di Ubisoft Italia, Rainbow 6 IT, ve lo lascio anche in descrizione, per seguire insieme a me in chat il PG National. Lasciate tantissimi like a questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Say you like